non ho dubbi. Mi sembra di Grazie.
grazie a tutti per essere qui con noi stasera. Siamo nel centro di cultura e libreria. Okay. E la festa di Hanukkah è proprio la vittoria della cultura. La cultura ebraica è la vittoria contro i greci che volevano appunto sopprimere la cultura ebraica, non solo il popolo ebraico in quanto tale fisicamente, ma soprattutto culturalmente, sconfiggere l'ebraicità e l'ebraismo attraverso delle vessazioni che invece grazie alla vittoria dei Hasmonaim, appunto dei Maccabei, il popolo ebraico è riuscito a ribaltare la sorte ancora una volta, e lo farà poi nel corso dei secoli, purtroppo per tante altre vicissitudini che abbiamo vissuto. È una festa gioiosa, una festa di canti, è molto bello avere con noi delle autorità, in questo caso cittadine, saluto la Presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi, saluta la nostra amica Sermoneta, la Presidente Rudy Reghello, e i ringraziamenti prima di dare la parola a Ratti Segni vanno soprattutto appunto al Centro di Cultura per organizzare assieme alla libreria questo bellissimo appuntamento. C'è Milena Santerini, l'amica Milena Santerini, lei si occupa proprio della lotta all'antisemitismo, quindi meglio di lei la presenza stasera credo che sia altamente significativa. Abbiamo degli amici che ci sono venuti a trovare, grazie padre Michele, giusto? Sì, giusto, grazie, è l'onore. Grazie. E soprattutto i bambini, la cosa più bella sono i bambini, avere i bambini con noi questa sera è bellissimo, grazie di esserci, fatevi comprare tanti libri perché con i libri si cresce, si impara, e quindi grazie a Giorgia Galò, Nicole Temin, Giordana Moscati, assessore appunto alla nostra cultura, Daria Pumma e Sara Sermoneta che sono le responsabili del libro. Guarda che bello, facciamo pubblicità, te lo dico subito, ecco, consigli per gli acquisti. Alla Presidente del primo municipio chiedo, teniamo in vita le librerie. Le librerie devono vivere, perché viviamo di cultura, le librerie indipendenti devono vivere. Non comprate su Amazon, comprate in libreria, tanto il signor Bezos è pieno di soldi comunque, e venite nelle librerie. La parola a Ratti Segni che ci spiega appunto cos'è questa festa. Io ho dato una spiegazione sommaria e poi alla Presidente del Presidente della Comunità se vorrà dire una parola. Grazie a tutti. Grazie. Bello. Chiedo scusa. L'invitato d'onore. Chiedo scusa. Questo signore ha una storia incredibile. Io lo chiamo Ciorello, poi per me è Ciorello. Io mi chiamo Emanuele. Emanuele di Porto. Lui ha una storia bellissima, triste, triste per quello che è accaduto ovviamente durante la Shoah, ma bella per come lui ha resistito. E c'è anche un suo libro qua dentro, compratelo perché è bellissimo ed è dedicato proprio ai bambini ed è veramente una storia di riscatto, perché se lui è qui lo deve proprio a chi non è stato indifferente, a chi ha voluto aiutare e chi ha salvato. E l'indifferenza ha fatto più morti ancora di chi ne ha voluto causare invece proprio fisicamente. Quindi, zio, ci fa piacere che sei qui e che hai acceso la canocchia con noi. È una bella rivincita. Comunque io pensavo che avevo fatto una ragazzina. Non pensavo che fosse così importante. E invece no, è fatto una bella ragazzina. Grazie. È una festa multiculturale, se la conserva tante cose, per cui se la fa il centro di cultura è la festa della cultura, se la fanno i combattenti è la festa dei combattenti, se la fanno i resilienti è la festa dei resilienti, ciascuno interpreta la festa a modo suo. Comunque è una festa che segna, è l'ultima festa del nostro calendario, è un calendario molto antico, ma è una festa per noi post biblica, perché il libro dei Maccabei non fa parte del canone biblico ed è celebrata tranquillamente, serenamente con questo piccolo segno che è un lume che quando viene esposto fuori andrebbe messo in una teca di vetro, perché se no il vento soffia e se lo porta via. Quindi l'importante è accendere, l'importante è accendere, l'importante è fare luce quando fa buio, quando comincia il tramonto. Questo è l'orario in cui è acceso, che è esattamente questo, il momento che va dal tramonto
alla fine del passeggio serale. E un tempo la gente al tramonto finiva di lavorare e tornava a casa, e quindi in quei momenti era il momento di maggiore traffico per le strade. Allora, nel momento di maggiore traffico delle strade, si accendeva questo lume per far vedere, per ricordare la storia del miracolo e della vittoria. E tutto dipende da motivi della circolazione delle persone anticamente, ma tutto questo ha un grande significato, perché il momento in cui tramonta il sole e la gente sta per strada è il momento in cui il sole significa tante cose, la gente per strada significa tante altre cose, e quindi è il momento in cui bisogna lanciare l'idea del miracolo. Questo miracolo è chiamato il summanesso, che significa pubblicità del miracolo. Abbiamo tra tante cose inventato anche il concetto di pubblicità, nel senso che bisogna fare pubblicità a questa storia, renderla pubblica. Con qualche Emanuele mi ha portato a donare questo libro e io lo ringrazio moltissimo, perché mi ci ha fatto una dedica. Grazie Emanuele. E chi l'avrebbe mai detto che Emanuele potesse celebrare tante tante feste di Hanukkah insieme, e chi ne possa celebrare tante anche insieme a noi. Allora, grazie a tutti e agli amici cattolici che sono qua presenti, che saluto. La festa di Hanukkah è ricordata nei testi neotestamentari, e con un nome che si sono inventati, che è Enkei, perché quando dovevano trasferire i concetti dall'ebraico al greco, sceglievano per la traduzione delle parole che suonassero simili alla parola ebraica, quindi Hanukkah diventava la parola Enkei. Ovviamente si dice oggi l'ingegno, non sa nessuno di noi. E quindi non solo ricordate il Nuovo Testamento, ma se non ci fosse stata la storia di Hanukkah, non ci sarebbe stato l'ebraico, non ci sarebbe stato il cristianesimo. Ed è interessante che uno, diciamo, dei cimeli della storia di Hanukkah è conservato in una chiesa romana, a San Pietro in Vincoli. Nella cripta ci sta il sarcofago della madre dei sette figli, che è una storia raccontata di martirio, di questa madre che si vede morire questi sette figli perché si rifiutano di inchinarsi alle divinità che i greci adoravano. Quindi, stranamente, questo sarcofago sta dentro una chiesa romana, quindi significa questo strano collegamento che esiste tra le nostre tradizioni. Grazie per la vostra presenza. Buonasera, è sempre un onore, davvero un piacere essere qui con voi, qui con la comunità. Ringrazio davvero dell'invito, per me è un'emozione grande, anche perché la nostra vicinanza fisica, vuol dire anche quella ovviamente sentimentale e spirituale, ma questa fisica mi porta ogni giorno sempre più a cercare di venire verso di voi e cercare di davvero mettere a servizio quello che facciamo ogni giorno per questo luogo, per queste strade che sono importantissime e fondamentali per voi, per noi, per la città, ma per il mondo intero. Quindi davvero ci teniamo a lavorare sempre meglio. Nei prossimi mesi saremo molto presenti, lo sapete, anche molto ingombranti, faremo tutto insieme, che dovremo sistemare tante cose, ma è giusto farlo, lo dobbiamo fare insieme. Ecco, ci tengo a dare questo messaggio, appunto, davvero di... noi stiamo cercando di improntare il nostro lavoro nel fare le cose insieme e nel cercare di costruire sempre più comunità tra tutti i cittadini, cittadine, le religioni, perché riteniamo che sia importante. Per noi, appunto, cristiani, ci avviciniamo al Natale, ci auguriamo pace e speranza, ma pace e speranza lo auguriamo a tutti quanti. Quindi grazie davvero ancora. Grazie.
solo per aggiungere a chi mi ha preceduto, che ringrazio in particolar modo il vicepresidente, mi scuso per le spalle a Rabino Capo, la presidente del municipio, lo staff della libreria, del centro di cultura, meravigliose, operativissime, sempre disponibili e attente, e il nostro assessore Giordana Moscati, che questa festa, come ricordava l'altra sera anche il nostro Rabbino Capo, è particolarmente significativa per la comunità di Roma, perché fu proprio all'epoca della dominazione ellenistica in Israele che giunsero i primi emissari a Roma per chiedere aiuto del Senato romano, un gruppo di valorosi che aveva ben compreso che aveva compreso, almeno aveva fiducia e speranza che un altro impero con altre regole e soprattutto con altre ambizioni avrebbe potuto garantire la libertà e la sopravvivenza del popolo ebraico. Da quell'epoca, che è testimoniata e documentata, la comunità è viva in questa città da oltre 2000 anni, ed essere vivi in una città come Roma significa anche viverla nella maniera in cui noi cerchiamo di fare assieme alle istituzioni, assieme alla cittadinanza. Vedo molti vicini di casa in questa occasione, mi fa molto piacere, perché queste luci che in questa festività in particolare condividiamo con i nostri vicini, con chi è prossimo, proprio per riconoscere questo valore dell'identità così forte, siano di illuminazione per un futuro che non può essere, non deve essere oscurato da alcuna tenebra. Grazie veramente a tutti, auguri di buone feste, buon Hanukkah a tutti. Adesso arrivano la parte più interessante, perché arrivano i dolci tipici della festa di Hanukkah. Grazie a me. Ruben Della Rocca, vicepresidente della comunità ebraica romana. Abbiamo appena terminato di assistere e partecipare alla cerimonia della Hanukkah con il rabbino di Segni, con Ruth Dureghello e la presidente del primo municipio di Roma. Il tuo intervento, che cosa rappresenta questa giornata e questa serie di giornate e di Hanukkah che stanno attraversando, no? Come un itinerario ideale, ma anche di strade, di piazze, la nostra capitale e non solo. Hanukkah è la festa delle luci, quindi è una luce nel buio che va a ricordare un miracolo, quello di un olio che doveva durare un giorno e durò 8 giorni, una volta riconsacrato il Tempio da parte dei Maccabei, che vinsero militarmente contro i Greci, che erano gli invasori in quel caso del Santuario di Gerusalemme. Quindi questa famiglia, gli Asmonahim, che riescono a sovvertire il pronostico militare e a liberarsi dal giogo dei Greci, Greci che volevano annullare ancora prima che fisicamente, moralmente e culturalmente gli ebrei, quindi con delle proibizioni che andavano sostanzialmente a minare la cultura e il pensiero ebraico, il divieto della circoncisione, il divieto dell'osservare lo Shabbat, il divieto di studiare e imparare l'ebraico. Ecco perché essere qui stasera, proprio in una libreria, in un centro di cultura, fa capire che la vittoria in questo caso non è stata solo militare, ma è stata anche culturale. Esatto, siamo proprio all'esterno della libreria ebraica romana e unica libreria ebraica d'Italia, come spesso ripetiamo nelle nostre conversazioni settimanali a proposito di Shalom, che è possibile proprio trovare dentro la libreria, che è quanto mai piena questa sera, ma in realtà non è mai vuota, è un luogo di incontro anche di cultura scritta, ma anche di cultura orale, potremmo dire, no? Ma le librerie sono dei grossi centri di aggregazione e sono dei grossi centri di ristoro dell'anima e un modo anche per svagarsi, venire qui a consultare, a guardare e poi a scegliere un libro. È una cosa bellissima, un momento che una persona si dedica, ed è anche quello un momento di luce tutto sommato, perché poi la cultura è il modo per entrare appunto ad illuminare le tenebre date appunto dall'ignoranza, dagli stereotipi dell'antisemitismo, dell'antisionismo, è il modo che abbiamo poi per combattere certi appunto pregiudizi. Ecco perché venire in una libreria e vederla piena come è oggi, come in questo momento, è anche un ristoro per il cuore e fa capire poi che queste attività, che sono libere ed indipendenti, devono esistere, hanno bisogno di esistere, hanno bisogno di sopravvivere,
proprio perché sono quel fascio di luce in un buio metaforico che viviamo spesso purtroppo, e quindi ben venga illuminare una strada come in questo caso via Elliot Huff, dove ci troviamo, illuminarla con le luci della libreria e di Hanukkah. Grazie a Ruben Della Rocca, grazie, possiamo dire, alla comunità ebraica romana che ci ha accolti e ci ha reso partecipi di questa bella giornata, che però è una delle giornate, perché è una delle 8 giornate, perché in realtà Hanukkah appunto ricorda un miracolo che è durato per 8 giorni, quell'olio che doveva durare per uno, e quindi è il modo per seguitare a festeggiare di giorno in giorno e portare quella cultura per tante giornate, quella cultura e quella luce per tante giornate, quindi è molto bello, hai detto bene te direttore, è un itinerante Hanukkah, la Hanukkah si può accendere e si deve accendere ovunque, va esposto, perché una delle regole appunto di Hanukkah è che il miracolo venga esposto, venga pubblicizzato, venga appunto portato fuori dalle case, proprio perché tutti vedano che è successo un qualcosa. In questo caso un qualcosa di molto bello, perché è stato il modo da parte del popolo ebraico di sopravvivere a una delle persecuzioni che ha subito nei secoli. Grazie Ruben Della Rocca. Sì, ma non è questo, non è questo. No, non deve fare tutti i dati.